Bene, a questo punto, se ci sono delle domande ai nostri relatori, sì, vorrei fare un breve intervento, dato che abbiamo l'urbanista che sta progettando una città, Pordenone, che è la testa pensante dell'intero territorio, nel senso che il territorio fa capo a Pordenone, la quale dovrebbe dare delle risposte alle, ecco. Allora, è vero quello che ho sentito prima dal mio amico Giuseppe Ragogna, solo che Pordenone ha due anime, ha l'anima che ha esposto Ragogna, lui è pordenonese, è nato qui, quindi la vede così, ma io che vengo da fuori, che vengo da Portogallo, sono un immigrato, ho visto sempre Pordenone come la città, come il sistema che mi ha dato il lavoro, le possibilità, eccetera, che non è il frutto della vecchia città che ha illustrato Ragogna, è una nuova città, quella industriale, quella che ha inventato una grande cultura industriale, è il nostro grande patrimonio di oggi, adesso andrò a spiegarlo. Questa cultura nasce a metà dell'Ottocento, quando vengono delocalizzate delle industrie a Pordenone, non sto a spiegarvi il motivo, ma perché? Perché c'erano tre fattori, c'era una differenza di acqua, di altezza d'acqua di 9 metri, c'era una manodopera del settore dell'industria della seta e poi c'era un mercato di compravendita legato alla seta. Gli imprenditori vengono a Pordenone per queste tre ragioni, come vanno in Lombardia, per ragioni esattamente analoghe in altri posti d'Italia, no? Soprattutto la differenza d'acqua, perché non c'era. 40 anni dopo viene una delegazione parlamentare di Roma a Pordenone e vede che la città è il più grande centro cotoniero del nord-est, che ha una produttività elevatissima. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che queste imprese non c'entrano niente con Pordenone, sono imprese venute da fuori e hanno preso solo gli operai. I pordenonesi non sono mai entrati fino al secondo dopoguerra nel tessuto imprenditoriale. Però questo tessuto imprenditoriale esterno ha creato una grande cultura imprenditoriale, una severità, un coraggio di rischiare, eccetera. E questo si mostra con Lino Zanussi, con Savio, con i mobilieri. E c'è questa straordinaria performance. Cos'è derivato da questo? È derivato che Pordenone è stata la capitale mondiale dell'elettrodomestico bianco per alcuni decenni, perché aveva questa grande cultura industriale seria. I manager italiani venivano alla Zanussi per farsi un'esperienza formativa. Ma non solo, Zanussi è un uomo straordinario, il quale nella crisi del 67 assorbe la Zoppas, molte altre aziende del bianco e le porta a Pordenone. A Pordenone porta il centro progettazione, il centro design, il centro informatico, il centro finanziario, tutto qua a Pordenone. Per cui per 30-40 anni Pordenone è veramente la grande capitale avanzatissima del bianco. E siccome il bianco negli anni 60-70 l'Italia batte la Germania del bianco e diventa il primo produttore europeo, questa non è una cosa da poco. Poi c'è uno sviluppo, eccetera, e arriviamo alla crisi adesso dell'Electrolux, solo che tutti pensiamo che sia il deserto di Detroit. Lo è un po' per la città, ma non lo è per il mondo manifatturiero, perché questa cultura non ha più le grandi aziende da 2000 operai come la Zanussi, però ha un sacco di aziende più piccole, eccetera, che sono tra l'altro, molte sono leader mondiali come la Klaber, come la Cimolai, come ne ho trovate una sessantina. Ecco. Recentemente ho fatto un'operazione di
portare, di fare una mappa sul web delle imprese del Friuli occidentale, che è una provincia piccola, 330.000 abitanti. Eppure questa provincia piccola, per le ragioni che ho spiegato prima della grande cultura industriale, ha più di 500 imprese manifatturiere, poi abbiamo trovato 140 imprese di engineering, prototipazione, robotica, informatica, 120 aziende di design, web, tutte nella provincia e molte a Pordenone. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che esiste un tessuto straordinario che è sopravvissuto anche alla crisi, si è aggiustato sulle dimensioni, ma è sopravvissuto. C'è una cultura che non esiste in nessun'altra provincia della regione. Allora, il passo concreto è, all'urbanista chiedo di considerare una città, va bene per il recupero dell'antica città, verde, acqua, eccetera, ma anche una città che sia capace di dialogare con il suo tessuto imprenditoriale straordinario, cioè che abbia strutture di creazione di impresa, una serie di strumenti che le possa permettere una formazione elevatissima universitaria o qualificata legata al SEO. Allora, lo strumento urbanistico di Pordenone è lo strumento anche per aggiustare questo rapporto con un tessuto produttivo che è veramente straordinario. È una cosa che è un'eredità della fatica di due o tre generazioni di persone che l'hanno costruito. Non è una roba che viene da nulla, viene da una grande fatica, un grande sacrificio. C'è questo spirito, coraggio di intrapresa, questa cultura di alto livello che sopravvive. Quindi chiedo all'urbanista di considerare questo aspetto, insomma, anche se è un po' difficile. Grazie. Io vorrei fare un'annotazione a questo. La nostra città ad oggi ha nel suo tessuto presente un disegno industriale, penso alle grandi aree monofunzionali che abbiamo a Pordenone, che poteva essere congruo rispetto a quello che era l'idea di industria di manifatturiero che ha caratterizzato lo sviluppo economico degli anni 70 e 80 e che adesso però, nonostante si sia a fianco all'autostrada, ai canali di connessione eccetera, non risulta più appetibile rispetto a delle altre modalità di industria che oggi, di sviluppo che oggi si presentano sul mercato. Io credo che fondamentale per la città e per un piano regolatore che sì, nel suo nome dice che cosa fa, cioè regola il territorio, sia quello dell'arrivare a definire da un lato delle duttilità per non inibire la capacità di trasformazione che sono necessarie per essere allineati con quelle che sono le richieste dei tempi. Io faccio solo un'annotazione. Noi ad oggi abbiamo uno strumento di una legge di riferimento regionale che è della fine degli anni 70, inizi degli anni 80, che ancora identifica le grandi aree come i PIP, cioè quelle che definivano le grandi aree di capannoni, e che erano congrue per quel momento storico, forse non lo sono anche, stanno dimostrando di non esserlo per questo. Quindi un piano regolatore deve avere la capacità di affiancarsi a quelle che sono le modifiche che i processi hanno in sé e che definiscono lo sviluppo del sistema industriale produttivo, perché quello che funzionava 40 anni fa oggi non funziona più, perché quella modalità oggi deve riferirsi con altre realtà, con altri mercati, con altri modelli. Giustamente prima si diceva dobbiamo passare da un modello, diceva il direttore, dobbiamo passare da un modello che era quello del manifatturiero, dove avevamo tanti operai che lavoravano, ad un modello che invece diventa propositivo. Quindi cosa possiamo fare noi? Possiamo fare in modo che quegli spazi abbiano la capacità di adattarsi a quest'altra
vocazione. E in che ottica? In un'ottica di sostenibilità, perché oggi sappiamo che anche noi nel nostro piccolo dobbiamo fare la nostra parte, che non siamo avulsi. Tante volte ci si trova con la critica, vabbè, ma perché stare attenti alla valorizzazione della risorsa dell'acqua visto che ne abbiamo tanta? Ma proprio perché ne abbiamo tanta la dobbiamo valorizzare, proprio perché la nostra identità non possiamo farne a meno, proprio perché siamo in un ambiente che è già abbastanza di qualità, dobbiamo adottare delle politiche che migliorino ulteriormente. E quindi questa può essere la nostra impulsione, quella del trovare dei modi per rendere di nuovo appetibile, trasformandolo, un qualcosa che funzionava rispetto ad un modello che oggi, come giustamente è stato detto prima, non è più riproponibile e non si riproporrà. Non possiamo attendere, dobbiamo avere il coraggio del mettere in discussione. La certezza, come abbiamo già detto in altre situazioni, è che non abbiamo ricette, perché tutto ciò che ci si sta presentando è in questo momento diverso. Non abbiamo una ripetizione di un modello e quindi sappiamo come porci. Dobbiamo sperimentare, e la cosa importante è avere gli strumenti per capire se la nostra sperimentazione in ambito culturale, in ambito produttivo, in ambito di rigenerazione, di ripensare il nostro tessuto, avere quegli strumenti che ci permettano di monitorare ciò che stiamo facendo, per mettere anche in atto azioni correttive qualora si capisca che il risultato che si ottiene non è quello che ci siamo prefissati. Però con un'altra, con l'ottica del provare, del reinventarsi, quello che in altre epoche è stato già fatto e che noi pensavamo di poterci dimenticare perché siamo figli di un boom economico che sembrava darci certezze, che invece ci ha fatto vedere qual è la realtà nella quale ci troviamo. Io ho ascoltato con molto interesse l'urbanista quando stava concludendo le sue argomentazioni. Dice: dobbiamo pensare alla città dei prossimi vent'anni, Allo stesso tempo guardavo Marco Salvador, che sa benissimo che nei prossimi 5, 6, 7 anni la città di Pordenone avrà delle dimensioni diverse, e queste dimensioni diverse, se noi le vediamo, sono quelle che necessariamente devono includere Borgia, devono necessariamente includere Cordenons. La nostra storia è legata al Noncello, che non è solo il pezzettino centrale che passa a Pordenone, e noi sappiamo che il Noncello era anche un fiume che faceva gola ai trevisani, perché è scritto nel loro stemma. Allora quasi quasi io direi che tutto ciò che è stato fatto bene qua ha un suo razionale, ma è monco. Stefano prima ha fatto un bel disegno dove c'è l'area centrale e la parte di torre che dà un elemento storico. Domanda: che cos'ha di meno di torre Villa Dolfin e Porcia? Allora, se noi dobbiamo creare un insieme... Rispondo subito. Quello è un ambito urbano di Pordenone. Sì, sì, no. Ci sono collegamenti con Porcia, Stefano. Non c'è nessun problema. Sì. Non volevo allargare troppo. No, ma ti dico, nel momento in cui noi stiamo facendo... Stiamo facendo un piano regolatore che deve avere 20 anni di visione. Perché noi limitiamo l'attenzione in una parte piccola di questa conurbazione? Facciamo un passo avanti, facciamo i dettagli di Pordenone, ma li inseriamo in un contesto di almeno 10-20 anni, come ha detto l'urbanista, che ci vede dentro lì. Dopodiché, se contiamo da oggi, Porcia non ne ha di meno. Se contiamo le esperienze del vecchio Val del Vir, il lago della Burina, eccetera, non ne ha di meno Porcia. Se pensiamo all'attività produttiva, fino a prova contraria, la Zanussi era in provincia di Pordenone, ma era un tutt'uno non separato. Come non è separato Pordenone da Pordenone da Porcia? Allora questo è un, almeno a grandi linee, fare uno sforzo di parlare con gli altri, magari partendo dalla neutralità naturale del Noncello, di quello che ha fatto intorno, e avere una visione che sia integrata.
ovviamente il mio è solo un banalissimo intervento che vi invita al ravvedimento. No, non c'è ravvedimento, nel senso che queste sono solo alcune tavole, le trova già sul sito. Tutto questo lavoro è stato fatto a livello di vasta scala, nel senso che tutta la parte di analisi noi l'abbiamo fatta per il comune di Pordenone e tutti i comuni limitrofi. Non solo, sono stati già fatti degli incontri con le amministrazioni, oltre a li stiamo facendo in itinere. Noi abbiamo anche proposto alle amministrazioni circostanti, naturalmente con pesi diversi, perché con Borcia e con Cordenonza abbiamo delle tematicità, che sono quelle ad esempio dei corridoi ecologici, eccetera, ma stiamo cercando di trovare un modo per condividere delle azioni ed arrivare ad un documento di condivisione da sottoscrivere. E questo proprio perché le azioni, come lei giustamente, perfettamente ha detto, non possono essere limitate al nostro territorio. Devono obbligatoriamente trovare una condivisione perché hanno inizi e fini in territori limitrofi. Quindi rassicuro, mi permetta, che questa è un'operazione che stiamo facendo. Tant'è vero, la dimostrazione ulteriore, che anche sul rapporto ambientale preliminare noi abbiamo chiesto, che è stato fatto per Pordenone ma che ha considerato i comuni limitrofi, abbiamo chiesto il parere anche degli altri territori, che, proprio perché volevamo avere input da loro come l'abbiamo avuto in altri momenti e su altre azioni. Comunque l'interlocuzione con i comuni c'è e avviene o qui quando facciamo delle riunioni tutti insieme, oppure anche a presentare delle modalità di interpretazione del territorio direttamente con le altre giunte. Mi tranquillizza un poco quello che ha detto l'assessore adesso. Perché, non è facilissimo, però ci sì, sì. No, perché dall'intervento di Ragogna, quando parlava appunto di Porcia di Pordenone, ecco, a me è venuto in mente come il sistema delle acque di Pordenone, non è di Pordenone ma è della provincia. Ed è qui che in qualche modo avviene un po' la sintesi tra le zone magre che producono le falde sotterranee, le zone di affioramento, eccetera. Quindi Pordenone è il luogo di sintesi, però rappresenta il sistema di Pordenone tutto quello che viene nel territorio. Ed è questo argomento importante perché fa parte di una stessa logica, di uno stesso sistema, aiuta anche a dialogare con tutti gli altri comuni del territorio. Cioè fa capire come sia intimo il legame tra il territorio dei magrebi, il territorio della pedemontana, il territorio delle montagne che producono le acque, che dopo qui vengono ad affiorare, è una cosa importantissima. Quindi è necessaria una lettura strutturale del sistema delle acque generale, di cui Pordenone è un fulcro, è una parte. Ma anche all'interno della città è importante leggere la struttura degli insediamenti come sono stati determinati dal sistema delle acque. Perché non possiamo dimenticare che, per esempio, il Parco Querini, seppure trasformato in parco, e quindi come logica della costruzione del parco, ha mantenuto le variazioni orografiche precedenti. E quindi è un luogo nel quale ancora si legge un sistema di rapporto, forma del terreno e sistema delle acque. E quindi va identificato e valutato e programmato per quello. Così come, per esempio, tutta la zona di Viale Libertà è una grande operazione di addizione urbanistica ed è una parte per conto suo che ha delle sue logiche che derivano da come è stata disegnata quella parte di città in quel momento. Però adesso si riconosce una parte di città che ha una sua logica e che ha una sua provenienza e che, se la leggo, capisco, se la leggo bene, capisco come era il sistema prima. Perché i bordi è ancora rimasto e ci sono ancora delle sussistenze di quel rapporto sempre acqua e forma dei luoghi che era caratteristico di Pordenone. Così come la zona di Corso Vittorio, la contra
come ci ha spiegato bene Aragonia. Quindi credo che tutte le varie parti della città, come tutte le sue zone esterne, cioè Villanova, Valle Noncello, Rorai, Torre, ma poi dopo Porcia, Pordenone, Stroverito, eccetera, sono tutti ambiti che fanno parte di un sistema. Quindi quel sistema in qualche modo va letto, perché poi questo sistema mi dà anche gli strumenti per interpretare il paesaggio di questi luoghi, che è un altro tema di cui non ho sentito parlare, perché in relazione alle acque a posto, anche perché in regione si sta cominciando a fare pian paesaggistico regionale. Quando dobbiamo incominciare a parlare di paesaggio di Pordenone? Se parliamo di paesaggio di Pordenone, è il momento in cui si fa il piano paesaggistico regionale. Pordenone può arrivare con delle proposte, con delle indicazioni, con delle richieste, ed essere determinante a quei fini. La mia era solo una domanda, volevo sapere come funziona il discorso delle concessioni del corso d'acqua, perché nelle slide dell'architetto leggevo che le concessioni sono fatte a Free, El Hidro e a Maglio Sas di Tomadini, no? Da qualche parte avevo letto che sono concessioni per decenni, allora volevo sapere com'è il discorso dei guadagni sullo scorrere dei corsi d'acqua che sono un bene pubblico, sì, questa cosa qui. Sono concessioni che vengono rilasciate dalla regione di sfruttamento dei corsi d'acqua. L'acqua è un bene pubblico, c'è poi una lunga disquisizione sul sedime sotto che invece è sul terreno che invece è privato, ma insomma abbiamo un registro delle acque pubbliche e queste vengono date appunto in concessione. La Friel è una ditta che in concessione l'acqua dai tempi, da tantissimi anni, perché era la società che gestiva le acque ai tempi anche del cotonificio Amman. E ci sono però tante altre acque che ad oggi non sono utilizzate. Ma per la concessione vengono fatte delle gare, vengono fatti dei bandi, oppure viene fatta richiesta dal privato di sfruttare un salto o un punto, nel senso che il privato che si trova vicino a una roggia dice: posso io sfruttare questo salto? La regione valuta, i guadagni di questa energia vanno al privato che ha fatto la domanda di utilizzo, di sfruttamento dell'acqua. È logico che attualmente per la Friel, alla Friel che poi vende l'energia. Tomadini si paga una tassa? No, l'amministrazione no, questo è un business che un privato, un business che un privato fa, è una quindi sfrutta delle energie per poi vendere ai gestori che poi le mettono su. E l'erario, l'erario guadagna sulle, sì, ognuno lo guadagna, l'erario guadagna sulle plusvalenze naturalmente, però può essere il pubblico che chiede di sfruttare salti, oppure può essere il privato. Uno dei salti che noi abbiamo, ad esempio, è quello, la Friel ce l'ha dietro al cotonificio Amman, ma ce n'è uno al lago della Burida, questi sono tutti utilizzati. Ciò non toglie che ce ne sono altri o che ci sono delle altre forme che possono essere messe in sfruttamento e in utilizzo, che possono essere sfruttate dai privati o da società che negli ultimi anni si stanno attrezzando per fare questo, con le quali si possono fare delle partnership per arrivare ad avere dei vantaggi anche collettivi. Quindi, come mai vengono fatti queste concessioni per una portata di decenni proprio? Mi sembra di 40 anni, non so, perché gli investimenti, come dice giustamente l'ingegnere, sono molto alti, quindi c'è sempre la questione del ritorno. Dopodiché uno che ha una concessione chiede il rinnovo un mese prima che gli scada, e quindi questa va in continuità. Naturalmente sì, non lo fanno per volontariato. Allora, se per alcuni sì. Se non ci sono altre domande, anticipo che
Stiamo organizzando un prossimo incontro nel quale vorremmo parlare della sicurezza idraulica del territorio e uno successivo invece nel quale vorremmo affrontare un tema che ha anticipato l'architetto, ma che andrà molto a condizionare alcune scelte del piano, e cioè il rapporto tra inquinamento, viabilità e quindi sistemi di mitigazione che vogliamo mettere in atto e prevedere nello strumento per migliorare la qualità ambientale di Pordenone con azioni mirate. Naturalmente le comunicazioni avverranno con le solite modalità. Vi ringrazio per la partecipazione, ci vediamo anche alla prossima.